Tempo di bilancio per il mercatino di Natale di Arco. Nel pomeriggio di oggi in municipio si sono incontrati l'amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Alessandro Betta, del suo vice Stefano Bresciani e degli assessori Maria Luisa Tavernini e Stefano Miori, con Marco Benedetti, presidente di Ingarda Trentino, Bruno Lunelli di Assocentro, Renato Veronesi e Federico Chincarini per l'AMSA. Incontro che è servito per tirare le somme di un'edizione, la 18ª, da record. Complice anche il cielo quasi sempre sereno, la temperatura mite e la favorevole concatenazione dei ponti lavorativi. Il mercatino di Natale di Arco del 2015 si è caratterizzato per un volume di presenze ancora superiore a quello dell'anno precedente, già ai massimi livelli. Basti considerare che il campeggio di AMSA, aperto per la prima volta nel periodo natalizio, dal 5 all'8 dicembre per il Ponte dell'Immacolata, ha fatto registrare la presenza di circa 350 camper, con provenienze da tutto il nord Italia, da Firenze a Torino, da Milano a Reggio Emilia, da Vicenza a Forlì. È inutile che io vada a ricordare tutto quello che è girato intorno all'evento Mercatino di Natale. So perfettamente che il Mercatino di Natale è un mezzo, dal mio punto di vista, ma penso che da parte vostra, per raggiungere altri fini. E credetemi che l'obiettivo l'abbiamo raggiunto. Vi dico solo che alla casetta delle informazioni siamo stati subissati richieste di materiale, non solo, ma anche di cos'è il Garda Trentino in tutto l'anno, cioè cosa offre il nostro territorio. Perciò le persone che sono arrivate qua hanno trovato un ambiente, hanno trovato un'accoglienza, hanno trovato le cose che non si aspettavano. Faccio solo un esempio: talvolta mi mettevo sull'angolo lì del centrale e dicevo, guardate, voi in uno scorcio, in tedesco dice Augenblick, voi vedete un palazzo del 500 con i camini del tipo veneziani, il 200 il castello, vi girate, avete tutto l'Asburgo che è stato nell'800 da noi. Praticamente in una sola occhiata avete tutto quello che offre Arco in un colpo d'occhio, appunto. Meravigliati, sono stati molto contenti, ripeto, a fare la sua passeggiata sul Stranforio, che è un borgo che non si aspettavano, con i presepi, Parco Arciducale, l'Olivaia. Cioè, noi abbiamo venduto tramite questo mercatino tutto un prodotto che, come diceva Maria Luisa prima, altrimenti non riusciamo a venderlo, visto che i clienti che abbiamo, i nostri visitatori, sono prevalentemente stranieri. Se non ci fosse, bisognerebbe reinventare, insomma, il mercatino, perché oltre che le casette offre qualcos'altro che non saremmo in grado altrimenti di offrire. E come dice spesso Marco Benedetti, questa è un'occasione in cui i media nazionali si accorgono di noi. Talvolta senza fare tanta pubblicità ci troviamo sui media senza magari stimolarli. Solamente un piccolo fatto, sulla Freccia Rossa, sul magazine della Freccia Rossa, ha messo sul mercatino di Natale di Arco. Questo secondo me senza andare a pagare e a cercare nessuno. Io direi che è un'ottima promozione. Dal punto di vista economico vi posso garantire che c'è stata soddisfazione da parte di tutti, perciò in un momento di bassa stagione vuol dire che anche dal punto di vista finanziario è un ritorno veramente eccezionale. Io non so dirvi altro, il circuito che abbiamo messo in campo 5 anni fa con Ingarda, che comprende Arco, Riva con la casetta del Babbo Natale e il canale di Tenno, Orango, sta dando degli ottimi risultati. Basta pensare che nel weekend di Immacolata riusciamo a intasare tutta la strada che porta Arango, insomma. Cioè, ogni tanto chiudo gli occhi e non mi ricordo più che negli anni 80 Arco, insomma, l'inverno era un po' desolato. Ecco, questo qua è un po' il sunto di quello che è stato il mercatino nel 2015. Ringraziare chi in questo periodo, nonostante insomma ci siano poche strutture aperte, dà ancora il proprio lavoro per riuscire a far riconoscere la località anche in maniera qualitativa. Ma se pensate che 10 anni fa il prodotto mercatino era già dato come un prodotto maturo, ci stiamo accorgendo, no? Anno per anno, voglio dire, che chi almeno opera in termini qualitativamente buoni ha continui aumenti, che sono aumenti visibili, magari anche non solo di presenza. Per sua natura il mercatino, insomma, è un po' un toccata e fuga. Penso che se dobbiamo lavorare per il futuro sul nostro mercatino di Arco, ma anche su quelli di Riva e di Tenno, è il tenere sul territorio il più possibile la gente, insomma, e quindi
obbligarli un po' ad un percorso no, che sia sicuramente ancora maggiormente attrattivo di quello che è oggi, in modo da portarli a spendere sul nostro territorio, perché poi alla fine l'economia che gira intorno a questa partita che interessa a tutti particolarmente, insomma, non solo chi espone le casette, ma anche a chi commercialmente, insomma, propone il proprio prodotto. E quindi direi che la parola d'ordine ancora una volta è qualità. Se c'è qualcosa da poter migliorare, dobbiamo andare in quella direzione. Da parte nostra, insomma, il sostegno c'è, è un sostegno che qualcuno vede anche un po' fuori luogo, insomma, il sostegno di Ingarda alle tre manifestazioni o quattro che siano, insomma, è di 120.000 euro in totale. Quindi importante se pensiamo a degli eventi fatti magari in stagione, no? Però ci rendiamo conto, come sottolineava Bruno, che l'interesse anche mediatico intorno a questa cosa, soprattutto sul mercato italiano, e vi anticipo, insomma, che domani faremo numeri sul mercato italiano che nessuno si aspettava, domani analizzeremo insieme se la crisi internazionale, se il paese che si sta riprendendo o meno, voglio dire. Però sul mercato italiano c'è un interesse intorno a queste cose che realmente ci fa apparire come una località che sta lavorando per tornare magari ai vecchi fasti e quindi di essere anche un prodotto turistico, no? Per quanto riguarda la stagione invernale, e che esalti ancora il nostro clima. Stanno particolarmente, particolarmente felice, perché penso che anche durante i mercatini, no? Non abbiamo ricambiato neanche le stuoie rosse che solitamente vengono inzuppate d'acqua. E quindi, insomma, è stato un percorso assolutamente positivo. Da mantenere anche l'accordo con soprattutto le nostre tre località, perché da sole io penso possono fare un prodotto e possono anche giustificare una vacanza, insomma,